2023, Terni vive il suo 13° lockdown. Uno scenario distopico dove un ragazzo è costretto a rivolgersi ad uno spacciatore per un bene fondamentale, un libro. Maurizio Maggiani. L'associazione Il Petti Rosso ha così tradotto nel dialetto locale una produzione francese già diventata virale. Ne abbiamo parlato con i protagonisti. L'arte, la cultura, come il mondo dello sport, vengono viste come una cosa non necessaria alla salute in questo momento, quando in realtà potrebbero essere considerate come necessarie. La mancanza di cultura è nociva soprattutto per i ragazzi. I ragazzi adesso come adesso hanno a disposizione mille modi, cioè di arrivare alla cultura, però in questo momento di pandemia quello che gli manca è viverla. Per i giovani abituati allo smartphone, lo spettacolo dal vivo è un lontano ricordo. Il protagonista non si accontenta di un libro e cerca qualcosa di più forte. Ed ecco che non resiste alle emozioni sprigionate da una lettura teatrale, con un esito disastroso. Prese costui della bella persona che mi fu tolta.